Eh beh, assolutamente sì. C'è molto rammarico in relazione alla prestazione effettuata. È chiaro che il gol al 90esimo ci fa essere contenti e al tempo stesso fa rammaricare gli avversari. Però oggi il Fano è venuto qui per cercare di vincere. Credo che abbia fatto una partita veramente di livello e fino alla fine ha provato in tutti i modi per pareggiarla. Credo che nel computo totale della partita il pareggio assolutamente non sia stato un risultato rubacchiato. Se analizziamo la partita nelle H 90 minuti, il pareggio è il risultato giusto, però a quel punto al 94esimo prendere gol su un calcio piazzato dove sapevamo la loro pericolosità e avevamo studiato anche un po' una situazione di quel tipo, prendere gol fa male. Domenica scorsa lo stesso abbiamo preso gol su un calcio d'angolo dove non abbiamo fatto una marcatura già preventivata, quindi sono di situazioni un po' di mancanza di attenzione, peccato perché a volte bisogna portare via anche un risultato positivo, anche sporco, un gioco sporco, una partita difficile perché il Fano si è dimostrato una squadra forte e noi sicuramente qualche difficoltà l'abbiamo in questo momento e potevamo magari essere più pericolosi su qualche ripartenza dove potevamo anche chiudere la gara e lì siamo stati poco cattivi e poi ormai la partita era finita, dovevamo portarla a casa cercando di prestare più attenzione.